Iniziamo dalla politica. Il candidato della Lega a sindaco di Campobasso Alberto Tramontano ha deciso di ritirare la sua candidatura. Una nuova proposta è stata avanzata all'interno del centro-destra dal presidente Toma e dal coordinatore della Lega Mazzuto. Si tratta dell'avvocato Maria Domenica D'Alessandro. Da semplici osservatori degli avvenimenti politici ed istituzionali del capoluogo di regione, ci sembra che la questione elezioni comunali resta abbastanza ingarbugliata. Tolte le candidature già consolidate, come la riconferma di Antonio Battista per il centro-sinistra, quella di Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle e di Paola Libera nome di Ioamo Campobasso, restano nodi difficili da slegare. La vicenda del centrodestra è emblematica. La Lega chiede la candidatura ufficiale e fa il nome di Alberto Tramontano, consigliere comunale che è passato da poco nelle fila leghiste. Una candidatura che gli uomini di Mazzuto difendono a spada tratta, ma che lascia perplessi le altre componenti del centrodestra. Un tira e molla che coinvolge altri nomi, Corrado Di Niro ed Aldo De Beneditti in primis ma che non trova una soluzione condivisa ed ufficiale. L'ultima notizia è che, piccatamente, Alberto Tramontano rinuncia, dice che fa un passo indietro, magari di lato. Sul momento subito entrano il Presidente Toma e il Coordinatore regionale della Lega Luigi Mazzuto, che tirano fuori dal cilindro un nome nuovo. Si tratta dell'Avvocato Maria Domenica D'Alessandro, da direttore della Scuola Forense del Molise, che è stata candidata al Senato il 4 marzo 2018 per la lista di Fratelli d'Italia e che oggi, dopo essere passata alla Lega di Salvini, si pone come terminale dell'intero centrodestra, in attesa che gli altri partiti e movimenti le diano il sostegno richiesto.